Venerdì 11 novembre 2011, benvenuti a questo contatto. Dopo una pausa, adesso la connessione ce l'ho in questo locale e tra poco cambierò anche lo sfondo per sfatare quelli che mi scambiano per Bin Laden. L'ho fatto credendo di fare una cosa carina, invece adesso cambierò lo sfondo giustamente, prendendo spunto dai commenti, ovviamente che leggo. Grazie comunque. Allora, io però adesso vorrei concentrarmi subito sugli argomenti del periodo, di questi giorni, partendo da alcuni spunti che i giornali lanciano, visto che il governo che sta per cadere, Berlusconi, ha sempre negato la crisi, l'ha sempre nascosta. E però, leggendo tra le pieghe degli articoli, scopriamo la realtà dei fatti, da come vengono, come dire, sì, anche, come dire, descritti, però non in prima pagina, ma nascosti nelle pieghe dell'interno e soprattutto nascosti anche dai titoli. Intanto prenderei spunto dal Corriere di ieri, andando a pagina 9, dove troviamo un articolo che dice: Merkel si potrà uscire dall'euro senza lasciare l'Unione Europea. Dunque non ha atteso la cancelliera tedesca gli sviluppi di una giornata che si sarebbe rivelata sempre più drammatica per l'Italia. Sapete che ieri e l'altro ieri i BTP hanno raggiunto livelli record, cioè quindi i mercati che fuggono dal mercato italiano e dall'Italia in quanto non credono più nei titoli nazionali, e quindi questo provoca un indebolimento di credibilità politica ma anche nazionale, e dunque tutto questo si ripercuote sull'economia. E allora la Merkel dice, appunto, in un'intervista rilasciata all'agenzia di PA: si sono capite le dimensioni di una preoccupazione molto forte per quanto stava accadendo a Roma e nei mercati finanziari. Bisogna agire con decisione, dice la Merkel, non perdere tempo, mettere rapidamente in atto il piano di austerità, ritrovare la fiducia perduta, è stato appunto il senso del suo appello. Ma al di là del caso italiano, che la crisi della zona euro sia ormai un terremoto inarrestabile, lo dimostra anche una proposta che la cancelliera sta valutando in queste ore, che prevede la possibilità per un paese di abbandonare volontariamente la moneta unica. Da qui ecco anche l'ipotesi di rivedere i trattati, visto in quanto il trattato dell'Unione Europea monetaria non prevedeva la fuoriuscita di un paese, come sta già succedendo per la Grecia e succederà anche per l'Italia. Sulle dimissioni annunciate di Berlusconi è arrivato qualche ora più tardi un commento del suo portavoce, cioè del portavoce della Merkel. Il governo tedesco e il cancelliere personalmente rispettano la decisione del Presidente del Consiglio di non ripresentarsi alle prossime elezioni. Impossibile resistere alla tentazione di leggere tra le righe di questa frase in un momento in cui tutta la stampa tedesca si interrogava sugli scenari ancora dominati dall'incertezza della situazione politica italiana e si chiedeva se il cavaliere fosse veramente intenzionato ad uscire di scena. Come sapete, Berlusconi non si è dimesso, ma ha promesso di dimettersi dopo l'approvazione del documento di bilancio e dopo la nomina di Mario Monti a senatore a vita e dunque di premier interim, sembrerebbe, che metta d'accordo il PDL e il PD in qualche modo. L'Italia continua ad essere, insomma, la sorvegliata speciale. Secondo alcune voci filtrate ieri dal Parlamento tedesco, il ministro delle Finanze Wolfgang Schäuble avrebbe ipotizzato un aiuto da parte del Fondo Europeo Salva Stati. I tedeschi sono allarmati, la cancelliera ne tiene conto, ma non rinuncia anche a parlare di più Europa. Tutti siamo in una situazione difficile dalla quale si può uscire solo cambiando le regole, perché altrimenti il mondo non ci aspetterà, dice la Merkel, in pratica traducendo come dalla serie: se noi in Germania, in Olanda andiamo meglio, abbiamo diritto a un nostro euro, cavoli vostri, Italia e Grecia, se non siete stati capaci di crescere e di diminuire il debito pubblico e comunque di aumentare la vostra credibilità. E continua: bisogna modificare i trattati, dice la Merkel, appunto per agevolare l'uscita dall'euro dei paesi, no? Quindi di Grecia e Italia. Avere un maggiore controllo delle finanze dei singoli stati, avviare procedimenti giudiziari se i limiti del disavanzo vengono oltrepassati, e questo già lo aveva detto questa volta, lo ha ripetuto appunto con più forza. Se non si attuano gli impegni assunti con il patto di stabilità, sarà necessario disporre di un diritto di intervento di un'istituzione europea sui bilanci nazionali. Una comunità non può sopravvivere e non è in grado di cambiare se non è in grado di cambiare le sue regole di base, ha ribadito appunto la Merkel.
questa conferenza, in questa intervista, come arrivare a questo passo necessario, ma oggettivamente difficile, della modifica dei trattati? Si chiede il Corriere. Il ministro degli esteri Guido Westerwelle, intervenuto ieri in commissione al Bundestag, ha ipotizzato un percorso differenziato che potrebbe tenere in seconda fila gli stati che non hanno la moneta unica, dunque una sorta di euro B, oppure il ritorno alla dracma per quanto riguarda la Grecia e il ritorno alla lira per quanto riguarda l'Italia. Quindi questo è un articolo secondo me molto, come dire, molto significativo. Cioè la Merkel, di fatto colei che rappresenta la Germania, Germania che detiene di fatto il controllo e detta le politiche dell'euro in quanto il paese economicamente messo meglio con i conti pubblici e anche con la crescita, dà questa indicazione, cioè dice chiaramente dobbiamo trovare il metodo di far uscire gli stati indebitati dall'euro, quindi cavoli loro, o 2 euro oppure dracma o lira, non ce ne frega niente, bisogna modificare i trattati, quindi questa è già la linea, no? Di questa crisi senza via d'uscita con i BTP che hanno raggiunto il 7% degli interessi, che è la quota, ricordiamo, con la quale la Grecia ha dichiarato il default e con un debito pubblico dunque insostenibile. Un altro segnale di questo scenario e anche dei possibili effetti viene schermato, quindi viene sostituito con la situazione greca anziché mettendo l'Italia, sempre ieri dal Corriere, a pagina 51, dove normalmente Sergio Romano risponde alle domande dei lettori, in questo caso rispondendo a Teresiana Eliodeni di Milano, che le chiede insomma quali sono sostanzialmente i rischi del ritorno alla dracma della Grecia. Potete leggere dracma lì in alto all'articolo, ecco, l'ho ingrandito un po', e sotto nella risposta di Sergio Romano si legge qui: occorrerà innanzitutto che il governo nasconda fino all'ultimo momento le sue intenzioni. Intende dire il governo greco, un po' come ha fatto quello dell'Italia, con Tremonti, Berlusconi, che hanno sempre negato la crisi, hanno sempre finto, hanno sempre fatto la parte delle marionette, no? Di quelli che cascano dal mondo della luna, parlando di Fini, della Casa Monte Carlo, parlando di cose inesistenti, Afghanistan, di problemi che non esistono, dando spazio alla Lega, no? Tutto questo è stato fatto in questi anni. Minareti, campanili, dialetti, no? Ok, e qui dice quindi che il governo nasconda fino all'ultimo momento le sue intenzioni. Se la notizia cominciasse a circolare, cioè la notizia dell'uscita dall'euro di un default, e le smentite governative fossero poco convincenti, i risparmiatori si affretterebbero a ritirare gli euro dai loro conti correnti e ne porterebbero una buona parte al di là delle frontiere nazionali. Private della loro liquidità, le banche greche sarebbero costrette a chiudere i battenti e porterebbero i libri in tribunale, con quali effetti per l'economia nazionale non è difficile immaginare. Sergio Romano si riferisce alla Grecia, ma il messaggio è all'Italia, perché è lo stesso identico scenario. E continua: per evitare una tale prospettiva, quindi, il governo sarà costretto ad agire improvvisamente, un po' come ha fatto Napolitano con la nomina di Monti al senatore a vita e, guarda caso, viene subito accettato e da destra a sinistra, tranne qualche eccezione, come premier, di fatto non votato sì questo dagli italiani. Dovrà congelare i conti correnti, stampigliare gli euro con il nuovo valore ipotetico della dracma, per non dire della lira, proibire l'esportazione di valuta, bloccare le frontiere, misure che sono generalmente vietate dai trattati europei e che avranno praticamente l'effetto di collocare la Grecia al di fuori dell'Unione. Ma qui parliamo dell'Italia, secondo me, no? Quindi bloccare le frontiere, disobbedire ai trattati, che quindi è in linea con la Merkel che dice dobbiamo cambiare i trattati perché così non possiamo più andare avanti, e questo è lo scenario italiano mascherato. Cioè la Grecia sono un pochino più avanti e basta. Ma il passaggio alla dracma, per non dire alla lira, anche se realizzato con una fulminea azione di sorpresa, non potrà comunque impedire che i debiti contratti dalla Grecia continuino a essere denominati in euro o altre valute pregiate, e non potrà impedire che il debito estero espresso in dracme svalutate divenga sempre più grosso e oneroso. La banca centrale greca potrà sempre stampare moneta, ma è difficile rifinanziare il proprio debito sui mercati internazionali quando la moneta perde valore da un giorno all'altro. Il governo dovrà azzerare la spesa pubblica e sospendere qualsiasi pagamento. In queste condizioni è difficile immaginare che le industrie greche possano trarre vantaggio dal ritorno alla dracma, o meglio, le industrie italiane è difficile che potranno trarre vantaggio ritornando alla lira, anche se ovviamente per aumentare l'esportazione,
perché in quel caso chi comprerebbe all'estero pagherebbe pochissimo, perché la lira varrebbe pochissimo rispetto all'euro e alle altre monete, ma è uno scenario purtroppo inevitabile a quanto pare e a quanto tutti abbiamo già capito, senza ammetterlo. Questa situazione non potrà non avere ripercussioni negative sull'intera economia europea, per non parlare delle banche, come quelle tedesche e francesi, che hanno le obbligazioni greche nei loro portafogli. Di fronte a una tale prospettiva, aiutare la Grecia, anche o meglio l'Italia, anche se comporta un rischio per il denaro prestato, mi sembra la più saggia delle soluzioni possibili. Dunque, in questo articolo, secondo me, si racchiude proprio il quadro italiano. Hanno messo, sbianchettato l'Italia, ha messo la Grecia, sostanzialmente. E questo è nascosto a pagina 51, questo articolo, non è in prima pagina. In prima pagina troviamo normalmente i provvedimenti che i comuni adottano, come nel caso, rimanendo sul Corriere, tanto per dare un filone, no, dell'autogoverno locale, i comuni devono arrangiarsi, non hanno più soldi da Roma. Dunque il Corriere Milano, per esempio, scriveva ieri: più di 120 milioni dalle multe, il comune di Milano destinerà il 50% al sistema dei trasporti. Dunque le multe sono un tesoro per le città, quindi cercano di applicarle in tutti i modi, scoraggiano il ricorso dei cittadini contro le multe applicando, hanno già fatto il governo Berlusconi, applicando una multa incostituzionale, o meglio una tassa di 38 euro qualora il cittadino ritenga di dover ricorrere al giudice di pace, ricorsi che a Milano si sono ovviamente molto ridotti dopo l'istituzione di questa tassa, ma che di fatto hanno provocato anche un'impennata di appelli, di ricorsi in appello al prefetto, col concreto rischio che poi il prefetto dica: no, la multa la paghi il doppio in quanto mi hai disturbato, perché questo è il metodo, no, dei prefetti, che quindi rispediscono al mittente la multa comminata senza davvero analizzare le ragioni di chi ricorre, con appunto la sanzione di raddoppiare l'importo. Dunque, grande tesoro dalle multe, mentre il Comune di Milano dice oltre 2 milioni di multe in un anno, max incasso per il Comune, e quindi c'è tutta una serie di conti che racconta, insomma, che sgranano un po' i risultati. Però nel frattempo vengono appiedati 500 vigili di pattuglia perché mancano auto e biciclette, a rilento anche la verifica di una targa. In via Solari ancora una raffica di sanzioni contro sosta selvaggia, le proteste dei residenti. Attenzione, lì c'è stata una impennata di multe, in quanto lì è stato investito un ragazzino da un tram, pare, perché una ragazza che ha parcheggiato in seconda fila nell'aprire la portiera ha fatto cadere sto ragazzo. È un'inchiesta in corso. Quindi lì adesso c'è la gente, giustamente, che dice: il ragazzino sotto il tram, sono un po' ovviamente sconvolti da questa storia, allora lì si va a dare multe solo lì, ma a Milano in seconda fila si parcheggia dappertutto. Però vedi, i vigili sono appiedati nel frattempo, quindi il comune incassa ma deve tappare i buchi e magari non ha fondi da investire per aumentare i vigili, per esempio. E poi il comune di Milano con i conti in crisi, bando per SEA Serravalle, base d'asta 385 milioni. La SEA è la società che gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate. Serravalle, come saprete, riabilitata in cronaca per la vicenda triste delle tangenti di Penati. Insomma, SEA è la società che gestisce le autostrade, in particolare le tangenziali di Milano e la Milano-Genova. Dunque, siccome queste società sono sostanzialmente a capitale unico, gestito quasi tutto dal Comune di Milano, al 98% credo, il Comune di Milano, per ricavare soldi, mette in vendita delle quote di queste società, che gestiscono quindi gli aeroporti, circa il 20% di SEA e il 18% di Serravalle, per ovviamente incassare. Chi sono quelli che si fanno avanti per ora, che si sono fatti avanti per mettere sul piatto 400 milioni? Sono finora Vito Gamberale, che è un nome già conosciuto, peraltro presiede quella società che ha messo 7.000 km di cavi della banda larga a Milano e in Lombardia, e anche una società indiana di cui mi sfugge il nome, quindi l'India entra nel bando, vuole partecipare, mette sul piatto i propri soldi per acquisire queste quote di SEA e di Serravalle, di fatto quindi Milano, il comune, vende per incassare, perché di soldi non ce ne sono più. Decisione molto federalista questa, e tra le possibilità, in vista anche di una crisi, del fatto che aumentano gli sfratti, sempre più famiglie hanno debiti, non riescono più a onorare il loro mutuo, bisogna fare in modo di dare una casa a queste
famiglie, e allora ecco che nel nuovo piano casa comunale di Milano viene detto sì ai sottotetti abitabili. Dunque, ciò che una volta non era abitabile, oggi viene normato, una sorta di condono, per dare modo, insomma, ai nuovi poveri di poter stare almeno sul sottotetto e non sotto i ponti dei fiumi. Questo è un segnale anche che denota ovviamente lo svuotamento dello Stato nella sua funzione. In vista di una crisi economica ci sarà un aumento degli abusivi in tutti i settori lavorativi, perché dovranno pur vivere. E quindi di contro pochi controlli e quindi sarà una lotta tra poveri, no? Ci sarà il regolare vecchio stampo, chi ha pagato tangenti, chi ha pagato qui, chi ha pagato là, che vorrà, no, il suo orticello nella sua zona, e avrà l'abusivo di turno, se così si può chiamare, che per vivere andrà lì per non, magari per non rapinare col coltellino alla gola, darà le sue mercanzie per far giornata. Cioè, questo è lo scenario, no? Un impoverimento generale che ci aspetta, che è già in atto e che è stato taciuto dai governi, nascosto da questi cialtroni della politica, e che oggi fanno pagare a noi, poveri, mi includo anch'io, perché anch'io vivo, non vivo come Berlusconi, no? Quindi tutti siamo pronti a pagare questo conto. Il problema è che noi lo sapevamo già da tempo, no? Abbiamo cercato di contrastarlo facendo informazione, ma non si è mosso niente. In questi anni, nostro malgrado, ci troviamo a pagare questa crisi, che è solo all'inizio e che vede oggi sui giornali la maschera di questo Mario Monti che appare in prima pagina. Monti, un lavoro enorme da fare. Caos nel PDL, appoggio esterno ipotesi Dini, Berlusconi, non voglio rompere con Bossi. Lamberto Dini, ricordiamo che è già stato protagonista di governi tampone nel 95, politico che è peggio di Casini, di cui c'è, cioè, di una promiscuità che nessuno conosce, insomma, nessuno sa cosa pensi Dini, cosa ci faccia lì, no? Nelle istituzioni. Chi ha votato Lamberto Dini? Fatto sta che, insomma, ipotesi Dini. Quindi sta gente che non la vota nessuno appare sui giornali come possibile candidata a guidare il paese nella fase di transizione, quando invece certamente le elezioni sarebbero lo sbocco più naturale di questa situazione politica, no? Di una maggioranza che non c'è più, al di là poi di quello che dicono i mercati. I mercati sono già affondati, la borsa è già scesa, le banche hanno già perso credibilità, quindi il disastro è già fatto. Quindi più di così non ci rimane che, anzi, magari nuove elezioni con nuove facce potrebbero, secondo me, essere un antidoto, no? Quantomeno per diminuire le possibilità che la Merkel ci scarichi del tutto, come ha già dichiarato i giornali. La borsa respira, cala lo spread, Bini smaghi, si dimette dalla BCE. Tanto poi, per rimanere in tema, Monti per 2 ore da Giorgio Napolitano: in Italia un lavoro enorme da fare per crescere e abolire i privilegi. Il capo dello Stato, saremo all'altezza delle richieste dell'Unione Europea. Mario Monti è stato anche editorialista del Corriere della Sera, non c'è tempo per vederli oggi, ve li mostrerò magari più in là. Articoli editoriali in prima pagina, sempre il 2 gennaio. 2 gennaio di ogni anno c'è Mario Monti che scrive in prima pagina il Corriere della Sera il suo editoriale. Negli ultimi 2 anni, potete verificarlo sul sito del Ministero, sul sito della Camera, rassegna stampa, guardate, prima pagina, Corriere della Sera, cercate le date, 2 gennaio di quest'anno, dell'anno scorso, anche del 2009. Negli ultimi 2 anni ha sempre elogiato Napolitano, no? Nel suo ruolo, e Napolitano lo contraccambia oggi nominandolo senatore, al di là poi del valore della persona di Monti, che non voglio, come dire, discutere, perché c'è una versione ufficiale dei giornali che lo decanta, un'altra ufficiosa in rete che lo reputa un massone. Quindi, al di là del fatto che io non ho verificato, non ho avuto il tempo di verificarlo, mi limito a dire quello che è. Mi limito a dire, come dire, a raccontare l'immagine che Monti ha politicamente e, diciamo così, istituzionalmente. È uno che scrive articoli sul Corriere, elogia molto Napolitano e ha sempre elogiato molto anche Tremonti, no? L'uomo dei conti in ordine. Non ha mai perso occasione, non solo a gennaio, anche in quei pochi editoriali che ha fatto durante l'anno, ne fa 5 o 6 all'anno sul Corriere, ha sempre parlato di economia, di euro, no? E ha sempre elogiato Tremonti. Il professore è il pressing dei partiti, scelgo io i ministri del programma. C'è lo scenario, insomma, di questi ministri nuovi che potrebbero definirsi. Quindi Bini smaghi che lascia il board della BCE, però questo già lo si sapeva. Il problema del toto ministri è che appunto circolano nomi abbastanza inquietanti,
che non sono assolutamente nuovi, saranno 12, e tra questi potrebbe esserci Gianni Letta, l'uomo ombra di Berlusconi, l'Andreotti, eccolo qua, l'Andreotti dell'era di internet, no? Dove appaiono Maurizio Lupi, candidato come ministro all'istruzione al posto della Gelmini, Amato come interno o agli esteri, Enrico Letta, addirittura il nipote di Gianni Letta, quindi zio nipote nell'esecutivo del PD, potrebbe diventare vice premier. Pensate un po' che roba. Frattini, ancora incerta la sua conferma come ministro degli esteri, che in un'intervista ha dichiarato, insomma, che il PDL rischia pomodori in faccia. Con quale faccia ci possiamo ripresentare se andiamo alle elezioni? Baratta, presidente della Biennale, potrebbe diventare ministro dei beni culturali, quindi sostituire Bondi o quello che rimane di Bondi. Veronesi, che potrebbe diventare ministro della sanità, dunque sarebbe un déjà vu. Bonanni, candidato di Casini al ministero del welfare, quello di Sacconi. E Zanda come sottosegretario alla presidenza, questo il dodecanesimo previsto nel governo farsa di Monti, totalmente screditato dall'Europa, sempre che i mercati possano reagire positivamente, anche se io questa droga della crescita francamente non la capisco e si è già fallita da sola. Poi vi risparmio le guerre intestine al PDL di cui non ce ne frega niente, i 100 parlamentari che disertano, la Lega ve la risparmio che non conta più niente, ovviamente la Lega si oppone con l'Italia dei Valori a Monti, no dei Lombarda a Monti e la banda Bassotti, proprio loro che sono stati con Brunetta, Berlusconi e con Scilipoti. Oggi dicono danno dalla banda Bassotti a Monti. Restiamo fuori, Berlusconi parla per sé su Radio Padania, attacchi al Colle. E c'è anche Italia dei Valori di Pietro che si è opposto alla candidatura di Monti perché dice io, come ha sempre fatto, documento al buio, non lo voto per scaramanzia perché non so qual è il programma. Una sua ragione ce l'ha, poi condivisibile o meno, vabbè, opportunismo politico sarà, cerca voti, non lo so. Comunque la rete è il miglior termometro che determina i giudizi. A quanto pare, leggendo i commenti sul blog di Pietro, si vedono molti attacchi e quindi evidentemente la base non condivide appieno, non capisce magari anche la strategia di Pietro, che è quella di sfilarsi. La base lo contesta, Bersani, fase critica e lui va per funghi. Casini, doveroso stare uniti davanti al baratro, ci divideremo dopo. Casini, 3% sì e no. Poi la posizione di Vendola che non si capisce dovrebbe fare il governatore in Puglia. E poi un po' di analisi su questo documento dove si intravede che il maxi emendamento che dovrà essere votato domani, entro domenica, vede il traguardo dal 2050 si andrà in pensione a 70 anni. Visto e considerato che le aspettative di vita comunque sono in continua crescita, io credo che comunque a 70 anni, al 2050, potrebbe essere un traguardo fattibile, visto che con l'lifting, con lo stile di vita, sempre che nel 2050 ci saremo ancora, no? Perché se il mondo va in riserva già tutti gli anni ad agosto o a settembre, non so quanti anni potremo continuare così. Poi una paginata dedicata alla storia di Berlusconi e alla sua immagine. E poi la pagina dei mercati, effetto Monti, tregua in borse sui buoni sui BTP, bene l'asta bot, ma il rendimento resta alto, Piazza Affari su il 3,6% e poi chiude al più 1, lo spread rifiata. Obama chiama Napolitano e si complimenta, o meglio, dice: ok, il governo ad interim a Monti riconquisterà la fiducia. Quindi la telefonata di Obama a Napolitano alla caduta di Berlusconi, questo lo dice chiaro, lo sapevamo già, però insomma, bello smacco, eh? Questo in sintesi quello che dice la Repubblica. C'era ancora questo articoletto del nuovo premier greco. Pensate che rilevanza ha il nuovo premier greco. A pagina 19 è una brevissima. Lucas Papademos, Demos dall'euro, che è il nuovo premier, di fatto uno stato commissariato per ora, insomma, stato fallito.
E ora è la Francia a finire nel mirino. Rehn, servono misure aggiuntive. Ecco perché l'euro non ha futuro. Oppure avrà due. L'euro unico avrà due velocità, perché anche la Francia rischia il contagio, perché se le banche francesi hanno tutto questo credito, che non avranno mai più, anche acquistando l'aeroporto, il Pireo, acquistando il Colosseo in Italia, cioè dategli quello che volete, però non mi sembra questo lo scenario che interessi alle banche. Le banche vogliono i danè, no? E per cui capite che siamo già finiti come Europa, no? Come Europa unita, è una chimera che non regge. E anche la Francia, insomma, rischia di pagare dazio e di lasciare sul piatto e sul terreno molti soldi perché si è fidata degli italiani e anche dei greci. Dunque, io adesso passerei velocemente a una dichiarazione di Mario Monti che riguarda l'euro. Oggi, secondo me, stiamo assistendo, non è un paradosso, al grande successo dell'euro. E qual è la manifestazione più concreta del grande successo dell'euro? La Grecia. Perché? Perché l'euro è stato creato sì per avere una moneta unica, ma soprattutto per convincere la Germania, che ha fatto il grande sacrificio di rinunciare al marco per avere una moneta comune europea, che attraverso l'euro, attraverso i vincoli che nascevano con l'euro, la cultura della stabilità, il presidente Ciampi richiamava sempre la cultura della stabilità tedesca, si sarebbe diffusa un po' per volta a tutti. Quale caso di scuola si sarebbe mai potuto immaginare, caso limite, di una Grecia che è costretta a dare abbastanza peso alla cultura della stabilità che sta trasformando se stessa? Ecco, dunque un Monti, come avete sentito, che oggi non ripeterebbe più frasi così. Comunque, veniamo velocemente al Corriere di oggi. Monti Premier, nuove tensioni nel PDL, Berlusconi per il sì, ma non esclude un suo candidato, ipotesi appoggio esterno. Insomma, lui preme per avere qualcuno che lo tuteli dai processi, sostanzialmente, e che non lo faccia processare, e dunque vuole assolutamente delle sue pedine dentro il Parlamento. Mentre vado registro ed è mattina presto, PDL lacerato, ipotesi d'appoggio esterno, esecutivo corto dal profilo tecnico. Dunque si profila un governo tecnico, l'ipotesi di un governo tecnico che possa dare credibilità ai mercati per sostenere questo maxi documento. Però, insomma, in un clima di generale incertezza, pare che, insomma, neanche Napolitano sappia bene come muoversi, debba seguire i manualetti costituzionali, insomma, per il più possibile stare nell'ambito delle regole, però ho la sensazione che anche questo Monti. Comunque, avanti. Bini Smaghi si è dimesso dalla BCE, il banchiere insegnerà ad Harvard dopo anni dopo la vicenda, dopo, insomma, le polemiche sulla sua posizione. Poi direi che alla fine, ecco, io direi che poi sostanzialmente non ci sia nulla di molto diverso su questo giornale, se non la posizione di alcuni editorialisti che parlano appunto della situazione politica attuale. C'è Pierluigi Battista che documenta, o meglio, tratta i promessi alleati, e sostanzialmente benedice l'alleanza PDL-PD per dare stabilità al governo. Dunque si augura che PDL-PD trovino un'intesa con Monti per approvare questo documento. E poi c'è un articolo interessante di Fiorenza Sarzanini, qui in fondo. Film a prezzi gonfiati, si indaga anche sulla RAI. Diritti televisivi finanzi in azione a Viale Mazzini. Inchiesta sulla RAI, il sospetto è che siano stati venduti alla TV pubblica film a prezzi gonfiati per evadere le imposte. Per questo motivo la finanza ha acquisito i contratti stipulati in questi ultimi 8 anni. Si deve accertare in base a quali criteri i dirigenti di Viale Mazzini abbiano autorizzato i pagamenti. Voi sapete che per anni noi abbiamo saputo che le major americane vendevano i film alle TV italiane come se Mediaset e Rai fossero un tutt'uno, no? Mediaset e Rai erano solo apparentemente in concorrenza, ma di fatto controllate da Berlusconi, e visto che già è in corso un processo per i diritti gonfiati sui film Mediaset, processo Mediatrade e processo Mediaset, non ci meraviglieremmo se in questa
partita, no? Se in questo banchetto ci fosse stata anche la Rai, non è nulla di nuovo sotto il sole, mi sembra di capire. Per cui adesso si tratta proprio di verificare se c'è ancora lo zampino suo, di Berlusconi o di qualche suo ometto di fronte a questa inchiesta che non sappiamo nemmeno se porterà ovviamente a qualcosa. Vi risparmio le interviste che il Corriere fa oggi a Lupi, a Matteoli. Cosa contano sta gente? Non lo so. Poi tutta discussione politica, se proponessimo noi un candidato, Berlusconi che penserebbe a Dini, dunque l'argomento già visto, e poi i nomi di Amato e Saccomanni, anche qui i 12 previsti con quell'immagine truculenta di Gianni Letta, con quell'espressione che non si capisce. Questo in sintesi, c'è un momento di stallo per capire cosa succede, no? Perché nessuno sa, o nessuno crede di sapere, quali scenari si pongono per l'Italia di fronte al default, quindi l'euro. Noi siamo destinati a uscire dall'euro, torneremo alla lira, a un euro se a due velocità? Non lo so. Che effetti potrà avere questa decisione? Molti lo temono, disordini sociali, perdita diciamo, ulteriore della certezza del diritto, disgregazione sociale, chi lo sa, tanto loro i soldi li hanno, bene o male qualche risparmio per volarsene ad Antigua ce l'hanno, no? Quindi non gli rimane che fare un po' i paraculi, per ancora per un po', e poi come Napolitano nominato anzi dal pomeriggio alla serata, senatore a vita Mario Monti, figuriamoci cosa ci mettono a partire e a decollare da una pista di un aeroporto. Grazie, è tutto per questo 11-11-11. Ci vediamo presto.